Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Sergio Minetto, anche lui è una new entry degli Odoo Days Italia, sebbene faccia parte di Agile, che è un'azienda storica della community italiana. E il talk è sulla produzione inversa, è un argomento molto interessante. È un approccio. Il palco a Sergio, buon lavoro. Grazie. Prova. Allora, io sono arrivato, due parole velocemente, in Agile nel 2019, mi occupo di analisi funzionale, precedentemente avevo fatto dei progetti su altri software gestionali. Vediamo, l'abbiamo chiamato produzione inversa, è un approccio che vi presentiamo, da cui stiamo realizzando un piccolo modulo che una volta completato metteremo a disposizione. Allora, nel caso standard di Odoo della produzione, la produzione si basa su una distinta base, si indicano i componenti necessari per produrre un prodotto, quando si produce il prodotto Odoo consuma i componenti, quindi li toglie dall'inventario, dal magazzino e inserisce il nuovo prodotto. Noi ci siamo trovati nel caso in cui uno stesso prodotto finito, non sto parlando di varianti, sto parlando proprio esattamente dello stesso prodotto, può essere realizzato con delle situazioni diverse, con delle variabili a livello di componenti soprattutto. Quindi, ad esempio, se lo stesso prodotto lo posso realizzare partendo e utilizzando dei componenti diversi, avrei bisogno di predisporre diverse distinte base. Una volta utilizzo il componente A, una volta utilizzo il componente B, il prodotto finale è sempre il solito prodotto C. Questo cosa vuol dire? Che ogni volta che faccio un ordine di produzione devo indicare quale distinta base sto utilizzando. Vediamo se passa. Ad esempio, un primo caso che ci è successo, realizzando il prodotto utilizzo della lamiera. Quindi la lamiera può essere gestita a magazzino sia come foglio, quindi è un componente che ha una sua codifica all'interno del sistema Odoo come foglio di lamiera, la stessa lamiera con le stesse caratteristiche può essere fornita come rotolo. Ovviamente a seconda di quale dei due componenti sto usando devo scaricare o il foglio di lamiera o il rotolo di lamiera. E quindi ritornerei al caso in cui ho bisogno di due distinte basi diverse e eventualmente per ogni singolo ordine di produzione modificare se in quel caso ho utilizzato la lamiera o il rotolo, a seconda anche di come sono più comodo. Un altro caso, sono tutti casi effettivi che abbiamo affrontato, ad esempio in questo caso un taglio, utilizzo una parte di un componente, mi rimane una parte di scarto, una parte che non sto utilizzando in questo momento, e questa parte può diventare a sua volta componente per una nuova produzione, quindi per un nuovo prodotto. Lo standard di Odoo prevede la generazione di sottoprodotti, quindi alla fine di un processo di produzione ottengo un prodotto principale e dei sottoprodotti. La casistica che noi ci siamo trovati che non abbiamo una regola matematica, cioè non vuol dire che ogni volta che produco A produco anche un esemplare di B, ma utilizzo A più B, ottengo il prodotto finale C che mi interessa e una parte di scarto che può essere un metro, un chilo di materia prima, in caso variabile, a seconda di quello che ho utilizzato o che ho riutilizzato. Ad esempio, il sottoprodotto, quindi la parte di scarto, può anche diventare una parte che va a sostituire uno dei due componenti principali del prodotto. Perché se ho bisogno di un pezzo di stoffa per completare il prodotto che sto producendo e ho dello scarto di una lavorazione precedente sufficiente, non sto a riutilizzare il componente principale, ma riutilizzo lo scarto. La stessa cosa, la distinta base indica una quantità di componente per una data quantità di prodotto finito. Ma non sempre so esattamente
quanti componenti devo utilizzare. Ad esempio, nel caso in cui sto realizzando una struttura, un appoggio, potrei rendermi conto che devo rinforzare in qualche modo, quindi inserire un elemento di sostegno, un gancio di sicurezza in più, un ancoraggio a terra in più, per renderla più stabile, pur parlando sempre dello stesso prodotto. In quel caso aggiungo qualcosa. Ad esempio, in questo caso, io aggiungerei un qualche tipo di sostegno. Oppure, un altro caso che abbiamo incontrato, la produzione a quantità variabile. Cioè, io utilizzo un componente, ritorniamo anche all'esempio precedente del, come dicevamo, del foglio di lamiera, la quantità che io inserisco nel macchinario, nel processo produttivo, è sempre la stessa, ma l'operatore può ottenere dei componenti, cioè o meglio, dei prodotti, con delle forme diverse. E non è detto che ogni volta utilizzi sempre la stessa produzione finale. Cioè, in questo caso, uno potrebbe dire, con la stessa lamiera stavolta ottengo solo pezzi di forma quadrata, al prossimo passaggio uno stesso pezzo di lamiera delle stesse dimensioni mi porterà dei pezzi quadrati e dei pezzi rotondi o di altra forma, a seconda di come programmo la macchina. Non lo so, magari all'inizio. E qui, un piccolo caso, appunto, potrei variare la quantità dei prodotti finali in base a come ritengo utile. Un ultimo caso che abbiamo incontrato, il prodotto viene, diciamo, acquistato e gestito a magazzino con una certa forma, un certo packaging, un codice a barre volendo, quello che si preferisce, quindi in questo caso compriamo dei set di bicchieri, ma nel momento della vendita, per andare incontro a quello che mi sta chiedendo il cliente, che magari o fisicamente nel punto vendita, apro i pacchetti, spacchetto e vendo solo una parte di questi prodotti. Non posso gestire tutto, perché il mio fornitore mi vende il pacco completo, non mi vende 12, 6 bicchieri rossi, 6 bicchieri gialli, 6 bicchieri blu. Lui mi dice, io ti vendo 6 pacchi con i bicchieri uno per tipo. Sei tu che se li vuoi vendere. In questi casi avremmo dovuto attivare il flusso di produzione se l'azienda non è predisposta per gestire il flusso di produzione o non ha interesse ad andare a creare tutta la procedura di produzione, abbiamo pensato a questo approccio. Gli obiettivi che ci siamo dati è cercare di evitare le modifiche agli ordini di produzione. Non ci piace andare in un ordine di produzione, forzare una modifica, tolgo un componente, aggiungo un componente, vario la quantità finale. Al massimo si annulla quando è necessario. Non mi serve, non utilizzo quel sistema, annullo l'ordine di produzione. Voglio la massima flessibilità nella gestione dei componenti e dei prodotti finiti, in base alle logiche che sceglie l'operatore o il cliente, motivi commerciali, voglio gestire in un certo modo le scorte di magazzino. Anche sulle quantità e sulle tempistiche di produzione, non voglio vincolare l'operatore a farlo in tempo reale, a farlo in un certo momento. Voglio che lui possa inserire liberamente i dati che ritiene utili e mantenere nello stesso momento allineato tutto il magazzino, il più possibile. Andiamo a vedere, abbiamo pensato di approcciare, e questa, diciamo, è una parte di sviluppo che stiamo realizzando, siamo in una versione beta, iniziamo adesso i test con alcuni clienti. Facciamo indicare all'operatore quale è la location, qual è l'ubicazione di magazzino che fornirà sia i componenti e poi andrà a ricevere i prodotti finiti. Sotto, adesso andiamo proprio nella schermata, ci sono due tab. Il primo, load, cioè carico di magazzino, cosa sto inserendo nel magazzino, e l'altro, unload, cioè scarico di magazzino, che cosa ho scaricato. In questo momento poi si può indicare
una data di registrazione del movimento che vado a fare, quindi lo predispongo adesso, mi squilla il telefono, lo sospendo, lo lascio lì in bozza e poi quando ho tempo di controllarlo e verificarlo, sono sicuro dei dati, vado a inserire e confermare. E ovviamente la location che andiamo a gestire come magazzino, quindi come dicevo prima, dove andiamo a inserire i prodotti finiti e dove andiamo a togliere i, come dire, i componenti che sono stati utilizzati. Un'osservazione: non è detto che si utilizzino i componenti, perché se ritorniamo al caso precedente in cui ho utilizzato degli scarti per produrre un componente o per produrre il prodotto finito, io ho già scaricato quella quantità dal magazzino, probabilmente. Non ho bisogno di scaricarla una seconda volta. Quindi mi limito a registrare l'ingresso del prodotto. Come avviene? Al momento del salvataggio, cioè il classico pulsante conferma, quello tipico di Odoo, vengono generati dei movimenti di magazzino. Nella configurazione si è aggiunto un parametro che indica qual è la location normalmente utilizzata per gli aggiustamenti di inventario. Questa diventa la contropartita, quindi per l'operazione di carico si crea un movimento interno dalla location di inventario, l'aggiustamento dell'inventario, alla location di magazzino che l'operatore ha selezionato. Per l'operazione di scarico, il contrario, si toglie dal magazzino se sono presenti dei prodotti e si va a portarli verso la location di aggiustamento dell'inventario. La scelta dei prodotti che vado a caricare, quindi i prodotti finiti e l'indicazione di quali e quanti componenti ho utilizzato, non hanno in questo momento nessun vincolo. E non vogliamo dare un forte vincolo. Stiamo pensando di collegarlo in qualche modo alla distinta base per aiutare l'operatore nella selezione. Vedremo se sarà necessario, se può essere utile. In questo momento si può scegliere qualsiasi prodotto che verrà aggiunto alla giacenza di magazzino e qualsiasi prodotto che verrà tolto dal magazzino. Ovviamente si parla di prodotti stoccabili, quindi che movimentano il magazzino in entrata e in uscita. Al salvataggio, vedete lì, si vengono a creare dei movimenti interni dalla virtual location fino alla location che noi abbiamo indicato come quella di aggiustamento dell'inventario. Qua avete anche il dettaglio. Il documento di origine, RP003, riporta il numero progressivo di RP sta per reverse production, produzione inversa, riporta il numero progressivo dell'inserimento che ha fatto l'operatore. Nel momento in cui viene validato, prende una sua sequenza e questa sequenza viene appunto riportata nei movimenti sia di carico, vediamo se scatta, sia di scarico del magazzino, in modo che eventualmente filtrando si possa esattamente ricostruire tutto il flusso, capire dove è stato movimentato, quando è stato movimentato. Questo è un po' quello che vi ho già spiegato. La cosa viene indicata una location da cui si parte, la seleziona l'operatore, quella che lui vuole coinvolgere nel processo, e la virtual location. In questo caso noi abbiamo sempre scelto l'aggiustamento di inventario, però uno può scegliere qualsiasi sua location, viene identificata tramite l'ID interno nel parametro del sistema e questa in automatico diventa la contropartita di quello che stiamo andando a muovere. Abbiamo pensato di fare un movimento interno e non ricorrere all'aggiustamento di inventario, alla variazione di inventario con la procedura standard, perché c'è una serie di motivi. Ad esempio, uno dei primi
l'aggiustamento di inventario muove delle quantità relative e non assolute. Cioè, se io indico che in inventario ho 15 pezzi, la giacenza teorica di 12, io inserisco 15, lui mi fa un carico di 3. Ma io magari voglio indicare che ho prodotto 5 e voglio caricare 5 nel magazzino, non 3. Dovrei ogni volta andare a fare il calcolo di qual è la giacenza teorica e qual è la giacenza finale che voglio ottenere. Nel momento in cui io inizio un aggiustamento di inventario, come dicevo prima, squilla il telefono, il collega mi chiama, c'è un qualsiasi motivo per cui sospendo la procedura, ho calcolato come giacenza finale 15, torno dopo 3 ore, riprendo in mano la procedura, nel frattempo l'altro magazziniere, l'altro collega ha scaricato, ha fatto dei movimenti di magazzino, la giacenza iniziale non è più 12, quella finale non è più 15, si sono variate, io non me ne rendo conto, squadro il magazzino, inserisco non dei dati corretti, ma dei dati potenzialmente che portano disordine, che portano entropia nella gestione del magazzino. Inserendo una quantità di 5, è poi Odoo con le sue procedure a calcolare le giacenze teoriche e le giacenze effettive sul magazzino. Inoltre, l'aggiustamento di magazzino, diversi clienti lo vedono come un'attività da fare in determinati momenti. A fine anno lo faccio perché faccio l'inventario di fine anno, lo faccio perché devo calcolare le giacenze per poi riportarle, valutarle nella fase del bilancio, nelle scritture contabili di fine anno, o per verificare. Inoltre, come dicevo prima, c'è questa differenza che l'aggiustamento di inventario si basa sulle giacenze teoriche per decidere se aumentare o diminuire rispetto al dato che sto inserendo. Questo è un esempio di quello che vi ho appena, diciamo, descritto, quindi l'intera procedura, c'è un esempio numerico, come dicevamo prima, devo tenere a mente la quantità, però non le so, perché se sto utilizzando degli scarti di lavorazioni precedenti o sto lavorando con dei materiali che non so esattamente quanto materiale mi possa servire, alla fine preferisco gestire la quantità che sto andando a movimentare e non vincolarmi al tempo reale. Vi ringrazio. Iperpuntuale. Grazie Sergio. Allora, vediamo un po' se ci sono domande. Il QR code, vi ricordo sempre di utilizzare il canale Telegram, così poi le raccogliamo tutte e ripubblicheremo tutto sui nostri portali, sul nostro portale. Prima che lo dimentico. Io direi che sei stato abbastanza esaustivo. Quando tutti tacciono, vuol dire che è perfetto. Li addormentati. Va bene, allora io ti ringrazio nuovamente. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie a tutti. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.